Allora, siamo qui con Roberto Azzolina, è la riunione annuale della PVI, Piloti Virtuali Italiani, Milano Marittima 2016. E allora Roberto, ma tu di dove sei? Io sono Apolide, perché sono nato a Messina, ma sono cresciuto tra Genova, Roma prima, ma adesso sono siciliano a tutti gli effetti perché sono in Sicilia da più di 40 anni. E ho passato tutta la... Dove sei in Sicilia? A Siracusa. A Siracusa? Sì, sì. Sono forse il socio più meridionale, anzi sono sicuramente il socio più meridionale. Questo mi dà l'occasione di chiederti quanti sono, se hai un'idea di quanti sono i piloti virtuali siculi. Pochi, pochissimi. Siamo stati di più, in questo momento ce ne siamo due a Siracusa, due o tre a Catania. Abbiamo avuto soci a Messina, qualcuno dal centro della Sicilia, ma credo che in questo momento non siamo più di 4 o 5 soci. Pochissimi. Piloti virtuali in generale in Sicilia, hai un'idea? Pochi, no? Pochi. Non lo so, perché non abbiamo, purtroppo noi soffriamo moltissimo di questa nostra emarginazione geografica. La distanza, sì. Sì, e, anzi, diciamo che questa è un'occasione buona per dire che io sicuramente, ma noi in generale parteciperemmo di più, ma siamo lontani, certo. E quindi questo non ci consente di vivere la vita dell'associazione in maniera piena, quindi fino a che si tratta di volare online, sì, non abbiamo una sede, e soprattutto non possiamo godere di occasioni, cioè di frequenti occasioni di, certo. Diciamo di riunione. Io vengo da anni sempre tradizionalmente qui e anche prima. Quanto sono venuto... Quando hai cominciato? Ah, guarda, io ho tessera 1004, il che significa che sono di quelli rimasti viventi, sono il secondo socio PVI, ce n'è soltanto uno. Ah, sì. Più anziano di vivente. Me, sì, che si chiama, credo, Franco Aimasso. E hai cominciato te, quindi? Guarda, difficilissimo dirtelo, io ho cominciato esattamente all'inizio, cioè prima ancora che ci fosse internet, cioè ai tempi della BBS. Ah, figo. Quindi io penso di aver cominciato intorno agli anni 89-90, cioè ho cominciato con Giorgio Palenzona, Pino Finizio e i primissimi. Ma penso. Sono da sempre dentro, sono stato, come si dice, un socio silente per molti anni, perché per impegni di lavoro non ho potuto partecipare attivamente, però mi sono sempre iscritto, ho sempre seguito e poi quando sono entrato in pensione sono rientrato. Senti, tu con che tipo di attrezzatura hai? Hai un computer potente? Hai il cockpit ricostruito? C'hai le manette high-tech? Cos'hai? Io ho una cosa media, nel senso che ho avuto sempre un computer discretamente aggiornato, che adesso però non aggiorno da un po', quindi ho un Intel i7 soltanto 3.04 giga, quindi ormai è una macchina di... Qualche anno. Di, sì, 4 anni fa, 5 anni fa, però una buona scheda grafica. Però ho sempre volato con triplo schermo. Ah, beh. Poi ho volantino Cytec, doppia manetta Cytec e un joystick Logitech, quindi a secondo che voli, tipo di aereo. Secondo il tipo d'aereo, perché io vado a periodi, ma amo volare con tutto quello che capita, quindi ho volato dai Cessna ai Boeing, agli Airbus. Ma attualmente con cosa voli? Attualmente sono fermo da un bel po' di tempo, da un bel po' di mesi. Io l'ultimo aereo che hai volato, che cos'era? Airbus A320 di Aerosoft. Sì, quindi infatti sono molto interessato a questa cosa che abbiamo sentito oggi. Però ho volato Boeing 737 PMDG, mitico MD80 anni fa. E poi scenari? Scenari. C'è tutta la direttiva Fotorial oppure Orbix. Allora, scenari. Cosa consiglieresti tu? Per... Dipende molto dal tempo che uno ha di stare appresso a questa cosa, sinceramente. Allora, io personalmente non. Dopo vari tentativi ritengo che volare VFR con FSX o per 3D, poi penso che ne parleremo, certo. Sia molto difficile, perché richiede talmente tanto sforzo nel mettere dentro degli scenari che consentano di fare un Visual Flight Rules, che alla fine lo sconsiglio. Dopodiché ho avuto di tutto, dico, da tutti gli Aerosoft ai Flytampa agli ORBX adesso, che secondo me sono... Sì. Direi che oggi
L'assetto che io consiglio è un buon motore meteo come Active Sky e ORBX. Senti, è come ATC, su uno vuole con ATC o senza ATC? Allora, per cui ci sono due linee di pensiero, c'è chi vuole con ATC, c'è chi vuole senza ATC. No, a me piacerebbe, diciamo, volare con ATC e sono sempre stato un fautore all'interno di PVI del cercare di inserire persone che potessero, me compreso, fare l'ATC, perché secondo me è tutta un'altra cosa. Certo. Ho volato anche con i VAO, però poi mi sono abbastanza allontanato, soprattutto per mancanza di tempo. Certo. Però secondo me volare realmente è volare con ATC. La cosa che ho fatto con molto impegno, sicuramente, non so con quali risultati, ma con molto impegno negli ultimi anni, è stato fare l'istruttore di volo per la scuola virtuale di PVI. E sono, diciamo, uno degli istruttori anziani che, grazie, diciamo, anche alla guida di Luigi Cattadori, è sempre stato un problema trovare istruttori di volo. Ha creato una realtà che per alcuni anni è stata bella. Adesso siamo un po' dispersi, esatto, in questo momento, però c'è stato un momento in cui proprio io ho fatto il bidello della scuola, diciamo. Però poi ho fatto anche delle lezioni di IFR avanzato che sono online, quindi insomma, diciamo che fare scuola e fare didattica per PVI non è facile, ma è la cosa che forse mi diverte di più che volare, insomma. E quindi ritornando a bomba alla tua domanda iniziale, io ho volato molto col 172, molto, perché molto spesso io ho volato insieme all'allievo. Senti un po', l'ultima domanda è appunto questa questione di preparte di dove ovviamente pian piano ci sono molti soci che stanno migrando verso Prepar 3D, però ci sono alcuni che hanno delle resistenze. Io non so tu da che parte stai ancora, se tu eri già passato, non hai passato. Allora, io sono stato sempre molto aggiornato, quindi non appena ero uscito FSX sono stato FSX da sempre, quindi non appena uscì Prepared, sono stato prepared, nel senso che io ho preso la prima licenza di prova dei 30 giorni eccetera eccetera, però non ho diciamo poi definito un mio passaggio definitivo a questa piattaforma, perché sono un po' polemico nei confronti della politica che Lockheed Martin sta facendo con questo simulatore, che per loro è una cosa di nessun interesse evidentemente. Quindi c'è questo problema che Microsoft Flight Simulator è morto. Lockheed Martin ha ben altri interessi che non, certo, che non la simulazione ludica, perché fa ben altre cose come sappiamo, e diciamo che l'unico vero cosa che sto aspettando è una versione 64 bit di Prepared. Allora lì forse mi butterò, però dopo oggi è possibile, sì, slash probabile che passi anch'io a Prepared, solo che mi ha sempre spaventato moltissimo questa cosa di rimontare tutti gli scenari. Certo, infatti questo è il problema di alcuni soci che sono un po' riottosi al passaggio. Sì, però devo dire che gli puoi dire tu a queste... Guarda, di buttarsi sicuramente, perché è FSX a tutti gli effetti, soltanto migliorato, c'è solo da guadagnarci e non da perderci. Se uno parte poi dall'inizio non ha problemi, perché voglio dire, installa, il problema può essere per chi c'ha tanto installato 50 vecchio. Giga di aerei e di scenari, allora diventa complicato pensare di migrare tutto, perché ci sono complicazioni eccetera, perlomeno poi si può fare, non è... però quello è complicato. E poi un'altra cosa che forse vale la pena di dire in questa occasione è che una grossa occasione a mio parere persa è stata X-Plane, perché io ho volato con X-Plane è un prodotto molto interessante, che però purtroppo è zoppo su certe cose che a noi servono, che sono la multisessione, sì, e la condivisione d'abitacolo, sono due cose, certo, che per me erano interessanti per la scuola. Senti Roberto, ti ringrazio tanto di questa chiacchierata e ti faccio tanti auguri. Grazie a te, ciao.